On va vous proposer, Paolo Romani et moi-même, un entretien en langue italienne avec Franco Palmieri, auteur d'un livre vraiment fascinant. Un livre sur Dante et sur le parcours de la comédie de Dante, la divine comédie, à travers l'Italie et à travers le monde. Cette conversation... Prend une signification particulière à quelques semaines de la disparition de Jacqueline Risset, la plus importante spécialiste française de Dante, laquelle a été, entre autres, l'auteur d'une traduction de référence de la Divine Comédie. Paolo Romani est un lecteur extrêmement attentif. dell'ouvrage di de Franco Palmieri e quindi è lui che va a démarrer en langue italienne. Io dirò anzitutto che questo libro mi ha veramente eh, affascinato perché eh, è un libro nel quale sì, si parla di Dante, certo, e eh, ci sono eh, versi, strofe eh, di Dante che sono citati ampiamente ma è soprattutto un libro che eh, ci rivela quanto sia ancora forte la presenza di Dante in Italia, fra gli italiani, anche non necessariamente fra un pubblico intellettuale, erudito, eccetera, ma anche fra gente eh, diciamo, di condizione modesta se mi... e gente che non ha molto studiato neanche. Però insomma Dante resta così un punto di riferimento per tutta questa gente. E adesso Franco Palmieri ci parlerà di alcuni dei personaggi, appunto, che lui cita nel suo libro. Io volevo dire che eh, Franco Palmieri racconta in questo libro la sua, il suo itinerario che lo ha condotto a organizzare delle letture di Dante, della Divina Commedia, in pubblico, ma per strada, in piazza. In chiesa, in un carcere, insomma, quindi queste letture eh, da e anche questa è affascinante, perché poi queste letture erano fatte da, sono state fatte da mh, attori intellettuali, gente che è capace di parlare in pubblico, di leggere, ma anche da gente che non ha dimestichezza con eh, l'esibizione in pubblico, per esempio. Lui cita un operaio di, di uh, un sobborgo di Firenze, uh, anziano ottantenne, mi pare, sì. che sa a memoria la Divina Commedia ed è capace di recitarne, di recitarla tutta. So. Questo è il. il, 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 il. E soprattutto un'altra cosa affascinante è l'inizio del libro nel quale uh, Franco racconta come è nata questa idea delle letture, e, eh, delle letture pubbliche di Dante e stranamente questa idea è nata non a Firenze, Beh, a Firenze ma a New York. Sì, eh, sì questa idea è nata in un bar di New York, è nata perché mi trovavo là per lavoro e una signora mi avvicina chiedendomi appunto se sono se ero italiano. Se sono italiano io rispondo di sì e questa signora estrae una Divina Commedia della Borsa, lei è americana. Perché aveva sentito il tuo inconfondibile accetto. Aveva sentito, esatto, che io non... insomma, la, la, la parlata italiana e mi chiede di leggerle un, un brano di Dante. Io le leggo un pezzetto del XXI che sapevo quasi a memoria ai tempi del liceo, di Ulisse, lei mi ringrazia e se ne va. E niente, questo episodio mi è rimasto in testa per molto tempo, diciamo, covato, no? ha covato, ha messo radici, ha creato suggestioni dentro di me, e tanto da iniziare poi questa esperienza, perché vuole, ha voluto e vuole solo restituire quello che abbiamo provato in quel bar io e la signora. Cioè io credo che qualsiasi persona che riceva una parola bella, una parola vera, una parola che suona, ed emoziona e commuove e incanta, eh, sta meglio, cioè è più serena, è più felice, è più tranquilla, si sente guardata e voluta bene, come quella signora e come capitò a me nei confronti di quella signora. Eh, possiamo dire che nel momento in cui tutti stiamo vivendo questa ubriacatura di immagini, di colori, di suoni, eccetera, abbiamo forse ancora di più bisogno di qualcuno che ci dica una parola vera. Dante ne ha scritte tante. Dante ha scritto tante parole vere, tante parole belle, tutte parole che suonano e eh, come dire, eh, arrivano dal cuore al cuore, cioè non, non c'è mediazione nel ricevere la parola di Dante. Chiunque rimane, eh, diciamo così, eh, commosso. Questo è quello che io ho provato in questi anni, soprattutto a Firenze dove ho lavorato, e ho provato con tutte queste persone, come diceva prima, cioè tutti, proprio qualsiasi categoria, perché la persona è persona, quindi il carcerato, l'avvocato, il docente, il ragazzo diciottenne, quando eh, come dire si impatta in una parola vera e bella come quella di Dante, eh, si ferma, cioè ha un sobbalzo. Eh, io sono stato spettatore di questi sobbalzi. Sì, tu citi per esempio in, nella, nella parte del libro dove racconti la, la, la lettura di Dante in carcere, sì. citi il caso di un ragazzo incarcerato, sì. eh, giovane mi pare, di sì, 18-20 anni, sì. pare, albanese che non aveva mai ne, forse neanche sentito nominare Dante esatto. e che improvvisamente ha scoperto sì. eh, questa, la poesia di Dante ha scoperto la Divina Commedia Ma, Devo dire che l'episodio in carcere io ho lavorato già 4 anni a Soliciano poi anche nel carcere di Prato eh, stare con i carcerati lavorare con loro in questi 4-5 anni è stato ciò che mi ha quasi dire, obbligato a scrivere questo libro perché proprio lì ho fatto la scoperta eh, che questa bellezza è universale. Cioè, quando questo ragazzo, appunto, eravamo insomma, in una riunione di lavoro, io con loro, con tutti gli assistenti, eccetera, e io gli ho letto Dante, e lui mi ha guardato come un bambino guarda una persona più grande e mi ha detto: Perché voi in Italia non ci avete mai detto queste parole? Mm. E io. Cioè, ho provato qualcosa di simile a quello che ho provato a New York con la signora cioè, mi rendo conto che la bellezza delle parole è qualcosa di non solo di caritatevole, non solo di utile, ma di caritatevole cioè, è come dare una carezza a una persona mm. eh, Dante ha questa forza qui che dopo 800 anni, 750 anni ha ancora come dire il calore è ancora il calore di una carezza ed è una parola quella di Dante che non credo si trovi in nessuno degli altri libri che, che sono qui alle mie spalle, perché è una parola che canta, è una parola che, che suona, è una parola che non è pensata, è quasi sorgiva, non so come dire. Mm. E questo arriva, arriva proprio come, come acqua fresca, come aria fresca, come energia fresca. E quindi questo ragazzo albanese in carcere col fratello mi ha ringraziato per aver sentito questa bellezza. Io non credo che succeda con tutte le altre pagine della letteratura, credo che in questo Dante abbia una sua eh, assoluta eh, originalità e assoluto primato, non so come dire meglio. Ma è interessante on... sì, sapere che un ragazzo albanese, quindi non italiano, in certo senso si lamenta che gli italiani, gli italiani non, non parlino così. tutti come Dante, no, cioè, no, ma mi sembra una cosa che... Sì. Eh, ora, bisogna, bisogna eh, tenere presente che Franco Palmieri proviene da un percorso di tutto rispetto come attore e regista e quindi è teatrale. un uomo teatrale. certamente, sì. è un uomo di teatro, no? ma infatti stavo per dire uomo di, uomo di teatro. E eh, quindi quello che eh, ci dice sulla comunicativa eh, di Dante eh, non è eh, puramente epidermico, si no. basa anche su un'esperienza del rapporto con il pubblico, certo. da lui vissuta attraverso certo. decenni di attività. Certo. Ma infatti in queste manifestazioni che si sono svolte per lo più a Firenze, però anche da altre parti, cioè... Eh, ad esempio, c'è una domanda che mi fanno sempre i giornalisti, la, la vigilia della, della manifestazione, che cos'ha Dante di contemporaneo? Ed è una domanda, è una domanda un po' così. E, un po' banale eh, diciamo così, eh. sì. E Come dire, cos'ha di contemporaneo il campanile di Giotto. Ma eh, recentemente ho scoperto che attraverso questa manifestazione, Dante è contemporaneo in chi lo dice. Mm. Cioè, le sue parole attendono proprio l'attore che le pronunci. Cioè, Dante non è diverso in questo da Shakespeare. Cioè, avendo scritto un'opera che vive nell'essere detta, non nell'essere studiata, e questo era nelle sue intenzioni, per questo si chiama Commedia. E per questo Firenze diventa un palcoscenico che ospita queste voci. Perché la comprensione. In italiano, ma anche per gli altri, come abbiamo visto per la signora americana e per il ragazzo albanese, la comprensione avviene nel dirlo, non nello, nel spiegarlo. Quindi all'80%, ad esempio a Firenze, nei crocicchi delle strade, c'è gente in tutti gli angoli che legge un canto della mia commedia. È chiaro che chi lo ascolta viene dal Giappone piuttosto che dalla Polonia, dalla Russia e dall'Italia evidentemente non ne comprende tutti i riferimenti storici, filosofici, teologici, eccetera, ma comprende di essere compreso dalla bellezza di quel canto. E questa è una cosa eh, particolare, vertiginosa, eh, perché Dante, appunto, insisto, scrive per... La commedia perché la commedia venga detta agli angoli delle strade? Si presta a molti livelli di lettura. Io mi ricordo quando ho studiato Dante al liceo classico, eh, era l'edizione curata da Natalino Sapegno, che era quella che faceva testo all'epoca, certo. forse ancora oggi eh, mm. mantiene un certo sì. peso nel panorama della critica dantesca e noi avevamo un paio di versi di Dante all'inizio della pagina, tutto il resto della pagina erano note, note, perché effettivamente Dante, oltre ad avere questa comunicativa straordinaria, era un uomo di un sapere enciclopedico, era un certo. uomo che praticamente era padrone della cultura del suo tempo. Di tutta la cultura e ecco. di tutto il suo tempo. E quindi le note che servivano per rendere accessibile Dante a un adolescente di tra i 15 e i 18 anni come eravamo noi, erano note che riempivano quasi l'intera pagina. Certo. Ma questo non impedisce che il contadino semi che si impara a memoria un canto di Dante sia in grado di vivere un'emozione estetica esatto. e di trasmetterla agli cioè, altri. Esatto, altre. esatto. Sì, sì. esatto. Ma infatti qui, qui nel, nel libro ci sono fra i personaggi citati da Franco Palmieri ci, si trova veramente di tutto. Ci sono, per esempio, eh, leggevo qui quattro casalinghe: quattro casalinghe, eh, una calabrese, una tedesca, eh, non so le altre. Eh, e due fiorentine no? le quali. Recitano, recitano un canto di Dante, magari certo. con un accento. Magari. Esatto. Poi c'è il eh, giovane napoletano che recita traduzione. Eh, una, sì, una, tra, una traduzione di Dante in napoletano. Questo è abbastanza straordinario, anche no? sì, perché una cosa che ho scoperto in questi dieci anni. È proprio la traduzione, diciamo per tutti, della parola volgare che abbiamo imparato a scuola mm. ai tempi del Sapegno. Volgare era un po' così appeso, in, così, un po', era una parola un po' sospesa, diciamo così. No? Eh, io in questi anni ho scoperto che Dante, non, eh, la Divina Commedia, non è un'opera volgare, è un'opera popolare. E popolare vuol dire, ancora andando più in fondo, dialettale. E quindi anche con tutte queste persone, circa 7-8 mila che hanno partecipato a queste manifestazioni, mi sono reso conto che era necessario il loro timbro dialettale sì. per loro, per comprenderlo. Sì. Mentre normalmente noi italiani, o comunque tutti quelli che leggono, diciamo, passando soprattutto dal mondo del teatro, si ha una sorta di vergogna no? ad avere delle inflessioni, ad avere... Una dizione sporca, cioè, eh, che ne so, siciliana piuttosto che Veneta o addirittura marchigiana mm. o non so. E invece più uno, diciamo così, eh, si lascia sporcare dal proprio sentimento e quindi dal proprio modo di parlare, di più comprende Dante. Perché Dante ha proprio questa sua origine assolutamente popolare, ha bisogno dell'accento. Infatti dice, noi siamo in Italia, il bel paese dove il sì suona. Ha bisogno che ognuno lo, lo canti, lo suoni, lo interpreti eh, col proprio accento, non con la distanza della letteratura, ma con l'abbraccio, con la vicinanza o con l'amore del dialetto. Mi ha colpito una tua citazione di Giuseppe Mazzini, qui, eh, che io non, non conoscevo. E il quale eh, aveva identificato Dante come lo aveva identificato come il padre della nostra lingua. Sì. E la trovò povera, incerta, fanciulla e la lasciò adulta, ricca, franca, poetica. Scelse il fiore delle voci e dei modi da tutti i dialetti, certo. appunto, e ne formò una lingua comune che rappresenterà fra tutti noi l'unità nazionale e la rappresentò in tutti questi secoli di divisione in faccia alle nazioni straniere. È una citazione molto bella. Ma dato che siamo a Parigi è giusto sottolineare la profonda differenza tra il processo unitario in Francia molto più precoce che in Italia, in Francia dovuto alla forza dello Stato. Sì. Mentre in Italia... È la letteratura, certo. Dante in primo luogo, poi certo. Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso e così via, che hanno creato sì, sì. la nazione. Processo Fatti. tardivo quanto al suo coronamento eh, politico-amministrativo, ma invece molto, molto antico eh, quanto alla consapevolezza di appartenere a una entità culturale. Sappiamo infatti che, cosa tipicamente francese. Che la lingua francese fu imposta per legge e non venne dalla letteratura Tutto. e dal costume, eccetera. Fu con l'editto di Villers Cottret nel 1453 che il re di Francia non mi ricordo quale era il re allora, comunque impose certo. la lingua francese, no? mentre in Italia la lingua italiana è venuta appunto, come esatto. dici tu, da, dalla letteratura, dal, dal teatro... Da... Certo, lo, lo, lo Stato in Francia ha sì. giocato questo ruolo fondamentale eh. e tuttora, d'altra parte, lo sì. Stato è così importante nella, nella, nella vita quotidiana della, di questo Paese. Nel tuo libro c'è cioè, a parte appunto il racconto, i racconti affascinanti di queste letture, dei personaggi eh, che hanno praticato queste letture, fra l'altro faccio una parentesi, in questo libro c'è cioè, un'introduzione di Matteo Renzi eh, che allora era prima presidente della regione, poi sindaco, sindaco. di Firenze e eh, Matteo Renzi è presidente stato… Della provincia. Della provincia di Firenze esatto. e successivamente sindaco, sindaco della di città di Firenze. di Firenze. E Matteo Renzi è stato fra i lettori in sì. pubblico della Divina Commedia, cioè lui si è messo lì e mi pare a Santa Croce. O... Santa Croce, in o stazione, sì. in Duomo, cioè perché eh, le location come le chiamiamo noi sono sempre state diverse. L'edizione più bella forse fu quella che partì da, dalla stazione di Santa Maria Novella col primo canto fatto da dal sindaco e con uh, i display delle, dei binari che annunciavano il primo canto al binario, non mi ricordo, 7-8, dove venivano volantinati tutti, a tutti i viaggiatori. C'era cioè, una manifestazione popolare e eh, lui si è prestato a giocare, mm. mh, cioè a stare al gioco e a giocare all'interno della manifestazione come uno dei, dei 1500 cantori. A giocare in prima persona come è abituato a fare, mi sembra che ormai si conosca, e devo dire ha creduto dalla prima edizione all'efficacia di, di questa manifestazione, di questa idea, di questa intuizione, e quindi c'è stato dentro come sindaco e assolutamente come persona. Ricordo che lui ha sempre voluto fare le prove con me nel suo studio, staccando i telefoni, anche se lui da. Da bravo oratore, sì, da bravo toscano, Diciamo, non aveva del tutto bisogno, però proprio è stato dentro le regole del gioco, tanto da crescerci e da farlo anche crescere. Comunque un gioco onesto, nel momento che nessuno può contestare che Dante fosse fiorentino: assolutamente sì. no. no Ma non no, no. dimentichiamo il successo delle letture dantesche di Benigni: di Benigni, un sì, sì. successo enorme. Prima ancora di Sermonti. Eh, C'è un episodio che tu ci hai raccontato de, che coinvolge un tassista fiorentino. Ah sì. Ma eh, sì, eh, cioè, prima di, di questo carattere popolare che ha questa manifestazione ci tengo anche a sottolinearlo perché evidentemente è il look di, questa, di questo libro e di questa storia. E quindi le persone che hanno partecipato sono tante. Prima ne abbiamo citate alcune e una volta, non mi ricordo quando, dovevo arrivare a Palazzo Vecchio per la conferenza stampa, sempre su Dante, su questa manifestazione che rischiava di essere ripetitiva, almeno nella mia testa e sinceramente non sapevo cosa dire, stavo facendo Bologna-Firenze in treno, arrivo a Firenze e continuo a non sapere con quale diciamo così, immagine iniziare la conferenza stampa, tra l'altro c'era il sindaco e tutto il resto. E arrivo, mi metto in fila per il taxi, prendo un taxi, salgo e dico Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria. Questo qua si gira e dice, professore, io sono Paradiso 21. Ho detto, guardi, lei, lei mi, mi, mi toglie le castagne dal fuoco, la ringrazio perché sicuramente parlerò con questo episodio, che per me ha voluto dire, e l'ho detto anche in conferenza stampa, lo ridico, cioè il fatto che questa lettura di Dante, questa... Diciamo, innamoramento a Dante, questa affezione a Dante, questo giocare nel senso appunto shakespeariano, cioè questo mettersi in gioco con i versi di Dante è arrivato a un taxista, è arrivato in un taxi, è stata la conversazione in un taxi tra un cittadino, tra un passeggero e il proprio taxista. Ecco, secondo me questo qui è un guadagno. È un guadagno ulteriore rispetto ai milioni di studi che devono andare avanti per carità, però. Che un taxista, che il giorno dopo poi avrà mandato il, il messaggio a tutti i taxisti di Firenze perché in effetti è andato in prima pagina sulla nazione. Che un taxista diventa protagonista, così come sì. dire motivato, eh, gioioso di una lettura di, del ventunesimo canto del Paradiso, secondo me è uno stadio bello di questa, di questa esperienza. Oltre al racconto di, di, di queste letture, di questa esperienza, che è abbastanza straordinaria, nel libro ci sono anche molte citazioni di, di, Dan, di versi di Dante, tale o tal'altro canto, no? e eh, c'è anche diciamo, una, un lato critico perché eh, queste citazioni sono, questi versi sono commentati, spiegati, criticati se necessario. Quindi eh, approfittando di questa nostra conversazione, se tu potessi, volessi eh, recitarci alcuni versi di Dante e commentarli, forse sarebbe... Ah, allora, innanzitutto per mettere gli occhiali, uno dei pezzi per me che tutte le volte mi emozionano è l'inizio del ventiquattresimo canto, non so spiegare perché... Dell'inferno. Dell'inferno, il ventiquattresimo canto dell'inferno non so spiegare perché, ma tutte le volte che lo leggo, lo sento leggere, mi, eh, mi incanta appunto, mm. un po' come, certi, come quando si ascoltano certe canzoni dei Beatles, che in qualsiasi situazione ci si trova, ci cioè si fa un saltino in più. Il titolo del tuo libro è Incantati, Incantati dalla Commedia, commedia. E dice in quella parte del giovanetto anno che il sole, i crin, sotto l'acquario tempra e già le notti, al mezzo di ne vanno, quando la brina, in sulla terra, ha sempre l'immagine di sua sorella bianca, ma poco dura, alla sua penna tempra, lo villanello, a cui la roba manca, si leva e guarda e vede la campagna biancheggiare tutta. Ondei si batte l'anca, ritorna in casa e qua e là si lagna come il tapin che non sa che si faccia. Poi riede e la speranza ringavagna, vedendo il mondo aver cangiata faccia in poco d'ora, e prende il suo vincastro e fuor le pecorelle a caccia. A me questa quest alchimia di parole che sono in questi pochissimi versi, trote, mi, mi, mi fa venire il groppo in gola, come, che ne so, quando ieri ho visto certe cose al Museo d'Orsay, è inspiegabile. Però è così. Eh, qui c'è questo gioco di, tu, di tantissime parole che hanno tutto il colore bianco e non lo sai, ma lo senti, non so come mm -hmm. dire. Eh, non, non te lo dice, ma te ne accorgi che, tutto, che è tutto bianco. E poi c'è questo fatto del, del villanello che si affaccia alla finestra, ritorna, poi c'è questa sequenza straordinaria: si leva e guarda e vede che come ci insegnano gli americani è l'inizio dello studio della fotografia o del cinema in Dante, le tre azioni si leva e guarda e vede, è un fotogramma, di questi fotogrammi ce ne sono tantissimi in movimento e poi il fatto che, eh, che apre la finestra e vede il mondo aver cangiato faccia. Per me tutte le volte che sento questo verso, vedendo il mondo aver cangiato faccia, mi sembra quello che mi capita leggendo Dante, cioè quando Dante, appunto, racconta qualcosa, io ve vedo il mondo aver cambiato faccia, perché le cose di tutti i giorni dette da Dante sono completamente altre, anche se sono le stesse. Ecco, a me piace come dire, navigare così dentro i versi di Dante, lasciarmi proprio prendere dalla, dal loro incantamento. Perché, lasciandoti prendere incantamento, eh, come, dire, come succede in certe culture primitive, tu acquisti un ritmo, una pace, una serenità, un qualcosa che l'attimo prima non avevi. E questa ricchezza, secondo me, è meravigliosa. Eh, quando appunto parla della, della brina, della neve, delle pecore, di questo bianco accecante, e il bianco è. E, bianco, insomma. e poi è, sono alcuni versi così belli, così dolci, così straordinari, dolcissimi, che sono al ventiquattresimo canto dell'inferno, cioè praticamente ormai alla fine della tragedia più tragedia. E anche questo, insomma. Cioè di Dante si potrebbe parlare tanto, però quello che a me arriva in questi versi è una commozione sempre uguale. Credo che sei riuscito veramente a coinvolgerci tutti. Grazie Franco Palmieri. Grazie a voi.